tutto pronto per la battuta di Rossetti sul secondo palo, colpo di testa di Di Maio, ancora poi la girata da parte di Ciaxi con la sfera sul fondo, affrontando a Canso. Ciaxi, attenzione alla sfera che ancora lì mano è persone, Monteverde con la conclusione parata da Bertoni. Ancora battuta di Tremolada, Cavaliere dentro l'area di rigore, attenzione alla traversa, anzi si trattava di Campanella, incredibile! E poi Mugiò ancora in avanti con il fallo di Cavaliere. Cavaliere, mano le persone, Cavalli con il sinistro nell'angolino alla destra di Bertoni, e il Mugiò è in vantaggio qui a Canso, che vince il contrasto. E poi Monteverde alimenta l'azione, arriva il cross in mezzo, la girata di Manuel Persone con la risposta da campione di Bertoni in angolo. E alla fine, dopo 4 e mezzo di recupero, tutti negli spogliatoi per l'intervallo, il parziale qui a Canso, vista la rete di Cavalli al 38esimo e Alta Brianza 0, Mugiò 1. Pallone ancora in area per la conclusione di Manuel Persone, la respinta di Bertoni. Adesso Manuel Persone, Cavaliere, cercato ancora Persone dentro l'area di rigore, e occhio al contatto Bertoni, Manuel Persone per il penalty fischiato da Marinoni. Manuel Persone parte, e il gol, palla nell'angolino per il raddoppio del Mugiò, che è sempre più vicino all'obiettivo. E dopo 8 minuti di recupero, alla fine il triplice fischio di Marinoni, che dichiara conclusa la super sfida di Canso, e dunque il Mugiò lascia la tortuosa via dei playoff all'Alta Brianza. Il cielo questa sera si tinge di giallo-blu, il Mugiò è in eccellenza. Abbiamo dimostrato di essere i più forti di tutti. Spogliato importante, e tutti venivamo da delle situazioni, tipo io, voci che non mi meritavo di stare a San Giuliano, uno che rovina lo spogliatoio. Per me venire qua è stata, è stata una rivincita personale, che ho vinto dimostrando sul campo. Una presenza costante la tua dentro i marchingegni tattici del mister? Sì, il mister mi ha dato un sacco fiducia, e io l'ho ricambiata lottando, sudando sul campo. Di poche parole ma di tanta sostanza? Io sono di poche parole perché faccio fatica, e ho dimostrato il mio valore sul campo, e sono contentissimo, ce lo meritiamo sto campionato. Dove lo avete vinto secondo te? Quale partita, quale momento? La svolta secondo me è stata a Sondrio, e là siamo guardati in faccia nello spogliatoio, abbiamo deciso o facciamo la svolta o non lo vinciamo più, e così è stato. Penso si sia vista la forza del nostro gruppo, quando dovevamo stare lì attaccati, che stavamo soffrendo e stavamo rincorrendo, siamo stati lì, e adesso che c'era da stare davanti siamo rimasti davanti. Abbiamo legittimato la vittoria. È una prestazione da squadra matura anche stasera. Sì, ma penso che nelle ultime, chi abbia visto le ultime partite, si sia visto una grossa crescita a livello proprio di gruppo e di maturità, come hai detto tu, anche la vittoria che abbiamo fatto a Sondrio e queste vittorie qua. Allora, vabbè, quella col Colico all'andata, perché abbiamo fatto gol io e mio fratello, e quest'anno
veder segnare lui per me è un'emozione più grossa che segnare io. E poi anche Casati Arcore, che abbiamo vinto al 95esimo col mio gol, bella. A proposito di gol, tanti quest'anno. Tanti, sì, e sono contento, dai. A livello personale sono contento, non posso dire niente. Potevo farne di più, ma ne ho sbagliati un po'. 9 tra pali e traverse, però va bene, dai. Eh beh, direi di sì. È comunque una vittoria che parte dal 16 agosto, quindi sofferta, lunga, combattuta, lavorata, in rimonta, ma poi la cosa più bella è che ci abbiamo messo tutti un piccolo pezzettino, tutti, non ci sono giocatori che non hanno giocato mai, non tutti hanno messo il proprio, da chi taglia l'erba, da chi pulisce gli spogliatoi, è veramente la vittoria, la promozione di tutti. Raccontaci questa settimana, no? Tesa. La settimana, come tu sai, è stata tesissima, giustamente, insomma, proprio perché ripercorri mentalmente tutto quello che è stato fatto, tutti i problemi risolti, le gioie, dolori, vittorie, sconfitte, quando sei caduto, quando sei stato su, quindi giustamente in una partita ti giochi tutto, non dico che ci fosse paura, perché poi il campo ha detto che se c'è qualcuno che doveva vincere era sicuramente la squadra gialloblu, però giustamente un po' ci pensi, un po' temi, sei teso, però poi se il finale è così ne valsa la pena. A questo punto dimmi qualcosa di questo ragazzo, perché... E cosa possiamo dire del mister anche lì, no? Si è detto tutto, si è fatto tutto, si è detto che magari non era l'allenatore giusto per questa squadra. E invece che dirvi? Guardatelo, è qui, ha vinto, basta. Che cos'altro possiamo dire? A questo punto ti chiedo la dichiarazione quasi d'amore per lui. No, ma infatti io ho sempre detto, devo ringraziare molto sia lui che il direttore sportivo, perché riprendere un allenatore dopo che erano passati 3 anni dove non era finita bene, per me è stato veramente un orgoglio incredibile. Oggi la dedica più grossa la faccio proprio a lui, perché se la merita veramente tanto. Sì, abbiamo avuto un momento di un calo che durante gli 10 mesi ci può stare, da gennaio, metà gennaio a metà febbraio, dove abbiamo fatto 2 pareggi e una sconfitta. Però lì siamo stati bravi, grazie anche all'esperienza dei ragazzi, alla società che ha sempre sostenuto i ragazzi, a tirarci su e a continuare facendo un girone di ritorno impressionante, perché comunque abbiamo fatto 2 pareggi e una sconfitta, adesso sono 8-9 vittorie consecutive, perciò penso che non ci sia nulla da dire. Sì, Sondrio è stata una partita dove è stata dura, difficile, abbiamo fatto una vittoria importante, però penso che la svolta sia stata dopo con Correzzo, dove abbiamo preso un gol al 93esimo. Lì ci siamo in settimana ricompattati, grazie anche al presidente e al direttore che hanno fatto un gran lavoro in quella settimana. Per me la svolta è stata proprio lì, dopo con Correzzo. Dal punto di vista personale, la gioia più grande? Dal mio punto di vista, vivendo a Mugio, vincendo 2 campionati a Mugio negli ultimi 5 anni, portandomi dalla prima promozione, dalla promozione d'eccellenza, cioè penso che non si possa chiedere di più.